Ben ritrovati su Rev Strategy, siamo qua su Victoria 3 con il grande Ching. Chissà per quanto ancora grande Ching, chissà che non diventi Cina. Carissimi cinesi, mancesi, si dice anche mancesi in italiano, suona terribile, preferisco Manciù. Literati industriali al governo, siamo qui. Ho fatto una cosa, giusto perché mi ha preso 2 minuti, l'ho fatta prima di iniziare, ho messo. Visto che siamo solidamente in attivo, abbiamo quasi finito di essere in debito, stavamo per accumulare addirittura riserve auree. Ho messo in coda circa una cinquantina di settori delle costruzioni. Salirà, siamo a 1632. Non ne ho messi ancora di più, anche se potevamo permetterceli, perché prima o poi questo settore delle costruzioni andrà a livello 3. E a quel punto ci mancherà il vetro. Probabilmente lo scaleremo in maniera parziale, un settore, una provincia alla volta, vedremo. Comunque adesso ce lo possiamo sicuramente permettere. Il PIL vola, ci stiamo elettrificando. Siamo in guerra al momento qua per il Xinjiang e magari persino per rendere l'Olanda puppet, perché sì, a quanto pare l'Olanda era un fantoccio dell'Austria, roba una cosa che assolutamente non mi aspettavo. Quindi c'è anche l'Austria che è intervenuta. Comunque la stiamo vincendo al momento, il supporto del nemico è 49, il war support il nostro è 86. Togliamo pure la pausa. La coda delle costruzioni è piena. Abbiamo sbloccato le pompe per il petrolio. No, aspetta. Ok, sì, questo fu funziona sia per il petrolio sia per l'irrigazione automatica. Il che, esatto, mi sta dicendo che adesso ci sono questi posti dove effettivamente c'è il petrolio, li possiamo fare. Nello Xi'an e nel Gabon, solo 13 unità per adesso. Ma abbiamo altri territori dove può essere scoperto. Per il momento non lo stiamo neanche utilizzando nei metodi di produzione. Con calma, ovviamente. Lo finiremo a utilizzare. Vogliamo andare avanti un po' militarmente perché siamo non indietro, ma siamo lì. Le trincee che cambiano completamente il warfare, cambiano completamente la guerra, danno un sacco di difensività. Andiamo a sviluppare le trincee. Fammi togliere questa mappa. Adesso, giusto, giusto, giusto. L'irrigazione possiamo già adottarla perché abbiamo già un po' di corrente. Abbiamo già fatto. No, questa è la dinamite, non è ancora il caso qui. Qua c'era il discorso che l'asino a vapore era una tecnologia per risparmiare sul lavoro e non ce n'è bisogno. L'irrigazione fa salire sicuramente il prezzo degli engine, dei qualsivoglia motore, caldaia, engine. È un po', insomma, alla fine le motor industries fanno tutte le sorte di vari caldaie, motori, pompe, tutto, tutto. Comunque, ce lo possiamo permettere. E cosa succede? Che ovviamente se iniziamo a usare l'irrigazione automatica sale di tantissimo quanto produciamo, perché ovviamente le piantagioni, ecco qua, ad esempio, questo distrugge il prezzo dell'oppio, incredibile. Diventa fin troppo basso, ma guarda qua che roba. Ah, lo adottiamo anche nel tè, anche qua diventa parecchio basso. Adesso lo esporteremo, sia il tè che l'oppio, ne esporteremo di più. Fammi usare anche. Caspita, abbiamo 276 unità di piantagioni di tè. Aumenta i prezzi dei trasporti fin troppo, quindi per adesso non lo adotto. Dobbiamo fare più motor industries, perché tutte queste pompe per l'irrigazione automatica hanno fatto schizzare in aria i prezzi di tantissimo. Probabilmente dovremmo fare anche delle acciaierie per rendere un pochino più morbido, passatemi il termine, il prezzo della produzione di motori. Dice più 18%, sì, infatti, è leggermente costoso. Carbone e utensili sono abbastanza sotto controllo. Sì, l'acciaio è a più 20%. Dobbiamo mettere in coda anche acciaierie. Infatti, guardate quanto è diventato proficuo. Perché ovviamente le industrie di motori, pompe, tutte queste cose qua dicono ci serve più acciaio. Andiamo al mercato e andiamo a vedere se riusciamo a liberarci di questo. Oh, guarda qua il tè. Oh, guarda gli inglesi quanto tè vogliono, è l'ora del tè. Per davvero, per una volta mi sono seduto a registrare a un orario decente, sono le 5 e 7 del pomeriggio, quindi è davvero l'ora del tè. No, aspetta, però in Gran Bretagna c'è un'ora in meno, quindi sono solo le 4, non è ancora l'ora del tè. Ne abbiamo venduto parecchio, probabilmente non abbastanza. Oppio, ovviamente siamo. Cioè c'è sempre una fame d'oppio nel mondo esagerata, questo dovrebbe rendere il mercato un po' più bilanciato. Perché gli irrigatori hanno aumentato la produttività delle piantagioni così tanto
che la domanda interna, che era altissima fino a poco tempo fa, non bastava più a soddisfarlo. Guardate come la nostra popolazione paga il paniere dei beni il 5,8% in meno di quello che dovrebbe, diciamo, della media che si aspettava, il che è davvero poco, è ottima questa cosa. E anche la classe media, meno 5, è persino lo strato più alto, addirittura meno 6. Perché abbiamo la porcellana sotto controllo, i servizi sono bassi perché abbiamo tutti i centri. Io ho fatto un po' di industrie di cibo in scatola, di cibo lavorato, quindi è calato il prezzo, costa solo più 2. Il grano è basso, la carne è bassa, il carbone è basso, l'oppio è colato a picco. L'oppio è... Guarda qua, ad esempio, andiamo a vedere le classi basse che ne richiedono un 4,6%, praticamente il 4,6% della loro spesa, un ventesimo quasi della loro spesa sarebbe in quello. Meno 65%. E questa è la prima volta in Victoria 3 che abbiamo fatto crollare quel prezzo. Adesso lo esportiamo. Vedrete che un po' si sistema. Togliamo la pausa finalmente. C'è stato un lungo 5 minuti di gestione economica. Andava fatta e anche abbastanza soddisfacente. Maledetti austriaci che difendono e difendono anche bene. Vogliamo magari. Ah, stavo dicendo, vogliamo fare uno sbarco, ma in realtà abbiamo intercettato delle navi austriache qua nel Mar di Giava. Le abbiamo devastate. Oh, le abbiamo devastate. Guarda, guarda, ammiraglio von Tegetthoff contro Ruchang Ding. Che nomi. Abbiamo scoperto petrolio in altre regioni. Con calma adesso lo facciamo. Tanto non lo stiamo ancora usando, quindi non ha neanche senso che mi metto a fare gli stabilimenti proprio così immediatamente. Qua ovviamente la linea del fronte è già lenta, perché comunque si fa quel che si può. Gli austriaci hanno truppe difensive. Nuove elezioni. Ovviamente ci sono un partito. Ha preso tutti questi voti. 98% di legittimità. Era 50. È improvvisamente il governo più legittimo del mondo. Possiamo provare a far passare una riforma? Dobbiamo provare a far passare una riforma. Perché non utilizzare? Dunque. Questi signori ancora non vogliono le scuole pubbliche, non sono parti delle leggi neanche con le intelligenze. Dobbiamo eventualmente rafforzare i sindacati. Sì. Li stiamo già rafforzando, ma vabbè. Pian piano, probabilmente, magari adottando le cooperative più avanti, si riesce a rafforzarli per bene. Guardate qua, abbiamo più 15 milioni di lealisti dall'aumento di standard di vita, praticamente tutti. Cioè, sono schizzati in alto e questo è stato praticamente. Abbiamo la grande irrigazione. La grande irrigazione automatica delle piantagioni di tè e di oppio hanno completamente rivoluzionato tutto. Oh, io la butto lì. La butto lì. Ma se proviamo a fare la Repubblica, con tutto che nel Qing è una delle contestazioni di frammentazione, ma d'altronde è solo una. Oltretutto, siamo una potenza riconosciuta. Quindi abbiamo un meno 20%, ci darebbe un più 20%, quindi staremmo a zero. Non rischieremo davvero di frammentarci. Poi probabilmente i proprietari terrieri sono ancora troppo forti. Provassimo a far passare una repubblica parlamentare o presidenziale? Per la Cina avrebbe un pochino più senso presidenziale, sai, no? A livello di flavor. Ma io... Proviamo a fare il colpaccio, ovviamente opposta tantissimo dalla Chiesa, dai proprietari terrieri. Vediamo un po' se la presidenziale è opposta di meno. No, la odiano comunque a morte. Radicalizza persino le forze armate, perché sono tutte Dio, casa, famiglia, imperatore, casa, famiglia, valori tradizionali. No, non abbiamo ancora la forza di fare questo. Giusto, la proprietà alle donne invece la possiamo far passare. Piace ai sindacati e noi vogliamo che i sindacati emergano. Vediamo se ce la fanno passare. 36% di successo già solamente al primo tick di dibattito è molto buono. Adesso, proviamo a fare. Abbiamo fatto lo sbarco qua in Spagna, perché c'è anche la Spagna contro di noi. Abbiamo conquistato tutta l'Andalusia e il sud dell'Iberia, prima che. Adesso ci stanno quantomeno contenendo, se non respingendo, ma è naturale, cioè ci mancherebbe. Ci mancherebbe davvero. Proviamo a fare uno sbarco. Qua stanno. Esatto. Questo ammiraglio sta portando i convogli in Iberia perché per mantenere la logistica del nostro corpo d'armata. Quindi, questo signore qua può comandare solo 20 di flottiglia, ma perché non c'è tanta flottiglia più. Tu sei stanziato in Giappone. Sei l'ammiraglio della nostra flotta giapponese.
Il che vuol dire, visto che tanto abbiamo, guardate qua, abbiamo coda di costruzioni vuota, è il momento di fare un po' di basi navali in Giappone, in modo che questo signore, tanto abbiamo l'economia per fare più navi. Finalmente siamo leggermente in deficit. Il deficit è bello quando... cioè, non abbiamo debito tra un po'. Qua bisogna correre. Miliardo di PIL raggiunto? Ma non mi stupisce col grande Qing. Qua puntiamo a... Minimo, se ho fatto 3 miliardi con la Russia quando non ero abbastanza esperto, qua puntiamo ai... non lo so, 5 miliardi, vedremo. 7, non lo so. Accordo commerciale con la Gran Bretagna, lo faccio? È benefico, tanto abbiamo libero commercio, non avevamo dazi, non fa nient'altro che... risparmiare un po' di burocrazia, farci respirare un pochetto. Fammi mettere anche in coda un po' di... ah no, giusto, ci sono posti che hanno bisogno di ferrovie. Anche con l'espansione automatica non è mai veloce abbastanza. Qua possiamo fare dei porti. Devo ancora fare... devo prendere la vulcanizzazione, la tecnologia per la gomma. Non l'avevo fatto. E da fare, cioè, abbiamo 50 livelli di ferrovia a Pechino. Non sono abbastanza, ma... capisco anche perché non sono abbastanza. eBay anche sicuramente ha bisogno... ah, ma guarda, eBay in realtà ha i porti. Con il fatto che ci sono un sacco di queste province qua, hanno bonus. Esatto. Il fiume giallo ti permette di... ah no, dà più infrastruttura. Mentre invece... esatto, i porti naturali qua, nel sud della Cina. Qualcuno mi ha detto, ma costruisci solamente... nella Cina orientale. Ragazzi, ma voi andate a guardare una mappa demografica del mondo odierno. Va bene che la Cina adesso ha anche il Tibet direttamente dentro. In questa fetta di Cina, che è praticamente quasi metà, ci vivono 8 persone. Nel senso, sono milioni, ma è il 10% della popolazione cinese. Cioè, la popolazione cinese ovviamente è per la stragrande maggioranza concentrata qui. È normale. E infatti, appunto, come dicevo... le aree cantonesi, ma non solo, comunque... sì, prevalentemente le aree cantonesi qua... hanno questi porti naturali perfetti che ci permettono di avere un sacco di livelli di porti. Guardate qua, fino a 18 livelli di porti. Quindi non avremo problemi di infrastruttura. È naturale che io non vado a costruire più di tanto nel deserto del Gobi o nel Taklaman. Cioè, dove oltretutto manca la popolazione. Qua per fortuna c'è il fiume, ma comunque non ci vive nessuno. Quindi... è proprio, fa parte della demografia cinese. Su questo il gioco è fatto bene, più che realistico. Adesso fammi fare un po' più di ferrovie rispetto a quello che il gioco sta facendo, che lo fa molto piano. Perché io l'auto expand, l'espansione automatica l'ho messa già quasi dappertutto. Forse devo provare a sbarcare in Austria. Sono conscio del fatto che non sia semplice sbarcare in Austria. Comunque li stiamo dando dentro. Guarda qua, guarda qua! Vai, coraggiosissimo! Nalanti e Mei! Che nomi. Vai così, vinciamo una battaglia. Oh, così? È passata l'emancipazione un minimo, la proprietà alle donne? È passata al primo tick, praticamente. O forse era già il secondo. Con il governo così tanto legittimo, ci vuole davvero... Succede in un attimo. Facciamo passare... l'assicurazione sanitaria per adesso privata, che non offende nessuno, perché d'altronde uno deve spendere i propri soldi, alla statunitense, che ti costa 3.000 euro l'ambulanza, 3.000 dollari, anche con l'assicurazione in realtà, se non hai l'assicurazione sicuramente, però vuol dire che almeno le classi più benestanti avranno meno mortalità, il che comporta sempre un aumento di popolazione. Siamo a 12.7 di standard di vita, che è pessimo, ma considerando che noi siamo la Cina è altissimo. Tra l'altro era tipo 11.5 solo un episodio fa, perché l'irrigazione ha cambiato completamente l'economia di Qing. Siamo quasi al 50% di alfabetizzazione. Che cosa vuoi più dalla vita? Un lucano, davvero? Vediamo un po' se la popolazione ha cambiato i propri... ma qua sicuramente quello che serve sono i motori. Posso esportare... esportiamo un pochino di più per tentare di mettere a posto il prezzo. Allora, il pesce. Ai cinesi piace il pesce. Scusate. Nel senso, serve più pesce. Non ne stiamo davvero facendo. Infatti vedete che è estremamente profittevole farlo. Ma andiamo qua in Giappone. Che ha senso. Sushi per tutti. La popolazione c'è. Nello Shaozhou un pochino.
Non facciamo ancora il petrolio, non lo stiamo ancora usando, quindi devo fare tanto vetro in vista del cambio di settore delle costruzioni. A parte che il vetro fa anche la porcellana, fa tutta una serie di cose. No, non qua a Urga che non c'è la gente, va bene. In Zungaria non c'è quasi nessuno. Qua ovviamente c'è già un sacco di gente che ci sta lavorando. Pechino, Shandong. Comunque guardate quanti contadini pronti ad andare in fabbrica ancora. 5 milioni. 5 milioni e 8, 2 milioni e 7, ma persino Pechino che è sviluppatissimo ha ancora 1 milione di contadini. La popolazione è infinita. E oltretutto dalla nostra sfera di influenza con il multiculturalismo tutti i puppet si trasferiscono. Non si trasferiscono in massa perché il nostro standard di vita non è ancora altissimo, ma si sta alzando. Quindi non può che migliorare. Sì, la Spagna ci odia, ma non mi stupisce che la Spagna ci odi, eh. Si è spezzato il... Perché non c'è nessuno? Perché si è spezzato il fronte, un nuovo fronte. Devo rimandare il generale. Tu ci sei, tu ci sei, tu ci sei. No, si è spezzato, mi serve un generale in più. Reclutiamolo. Lo reclutiamo dal nord della Cina. Lo reclutiamo dall'intelligenza. Dove sei? Carissimo, ti diamo anche una piccola promozione così puoi guidare più truppe. 50 battaglioni vanno benissimo. E vai qua. No? Ah, non riusciamo ad arrivare qua? Perché Brunei. Praticamente non abbiamo. Ma perché? Non abbiamo il front. Ah, non c'è la logistica perché è all'interno. Vabbè, mando un altro generale qui. Aspetta, no, 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 no. Facciamo un'altra cosa. Prendo anche un altro ammiraglio. Proviamo a fare uno sbarco balzano. Ma perché ci voglio provare? Altro ammiraglio come sempre. Ah, non abbiamo abbastanza navi. Devo usare l'ammiraglio che sta supportando la flotta. Sta supportando Liberia. Con i convogli. Però non vorrei che questo porti a un collasso di logistica. Vabbè, dobbiamo vedere come funziona. Questi sofismi, queste finezze le stiamo ancora imparando. D'altronde, una potenza globale come i cinesi che vanno a rafforzare la loro egemonia in Europa non l'avevo ancora giocata. Cioè, avevo giocato con i russi che erano una potenza globale, ma gli sbarchi, uno più va avanti, più si rende conto di quanto in Victoria 3 sono importanti gli sbarchi. Sono davvero importantissimi. Ma d'altronde, questa è l'epoca degli imperi globali. Quindi, invadi l'Istria, che è subito sotto Vienna. Beh, subito sotto no, ma giù di lì. Proviamo. Signor Deng Kui. Non funzionerà perché l'Austria comunque ha tantissima flotta. E più che altro andrà a difendere solamente questa zona qua. No! Ah, guardate qua, è fantastico però. Anche senza la logistica, la Spagna si è chiamata fuori. E adesso diventa molto più gestibile. Perché sono convinto che ci fossero anche degli spagnoli qua. Sono prevalentemente austriaci che tengono il fronte. Proviamo a fare sto sbarco, ci vorrà un po'. Comunque il think tank diventerà un nostro fantoccio. Oh sì, succede, succede. L'imperatore interviene nel processo politico. No, ma sì, questo però fa arrabbiare un pochino l'intelligenza. Ma l'intelligenza è a più 20. Un meno 3 non farà. Sì, infatti. Sono fedeli, quindi anche che ci sia meno. Non cambia nulla, non cambia nulla. Guardate qua, hanno il 42,5% del clout. Sono diventati. Sono tutti letterati in questo paese improvvisamente. Quantomeno la gente che conta. Così all'improvviso. 40 milioni di realisti, intanto, molto bello. Lo sbarco. Ci hanno intercettato qua nel cuore del Mediterraneo. Ma la nostra flotta è superiore e la vinciamo. Non credo che riusciamo a sbarcare. Comunque la testa di ponte portare tutte le truppe. Cuba ha lanciato. Dove diamine è Cuba, ragazzi? Non Cuba. Non Cuba, quella caraibica. Esatto, qua. La nostra colonia del Congo che continua ad espandersi. Ok, sono questi. Questa nazione africana qua. Quindi. Ok, Cuba. Come vuoi, Cuba? Sì, praticamente si stanno opponendo. Vabbè, adesso con calma gestiremo la situazione.
Qua la battaglia navale è finita. È finita, l'abbiamo vinta. Adesso proveremo a sbarcare. Battaglia d'Istria. Ah, ma che questo non è neanche un corpo di spedizione, però. Vabbè, dai. Abbiamo un corpo di spedizione davvero piccolo. Passata l'assicurazione sanitaria privata. Ci ha consumato 5.000 di burocrazia, ma ne avevamo tantissima. E migliora la mortalità di 0,3% per livello di benessere. Quindi è una fascia piccola della nostra popolazione che ne beneficia davvero tanto. Però si sente, tutto fa brodo nel grande calderone della crescita demografica comunque. Dunque, qua come possiamo fare davvero a convincere il Sintang a cedere? In qualche modo dobbiamo fare. Ma io esattamente che ammiraglio ho mandato? Richard Ding? Nord della Cina. Quindi. Forse io devo attivare qualche coscritto in più. Visto che comunque non avevo attivati... Non eravamo neanche vicini ad averne attivati. Esatto. Attiviamo i coscritti qua. E qua. E qua. Così lui può portare più gente. E magari lavoriamo anche su più basi navali, anzi più cantieri navali oltretutto. Intanto Motor Industries, cantieri navali e anche un po' più di basi navali. E ovviamente porti per supportare tutta questa roba nuova che abbiamo fatto, perché servirà infrastruttura. Serve sempre. Esatto, qua nel Fujian mancano le ferrovie. Anche l'auto expand dovrebbe essere un po' più forte di così, è un problema quello. Cosa? Ah, ci hanno razziato i convogli questi balordi. No, mancano gli steamers. Mancano le... Non abbiamo abbastanza battelli? Allora, dove stiamo facendo i battelli? Qui, vero? Sì. Dunque, la catena di approvvigionamento a tutti i prezzi accettabili. Che vuol dire che possiamo praticamente a manetta. In realtà non abbiamo neanche abbastanza domanda... Domanda per navi da guerra d'acciaio, insomma. Adesso l'aumentiamo con... Comunque, possiamo aumentare i cantieri navali di tanto a Pechino, e lo facciamo. Dobbiamo migliorare la domanda per le navi da guerra, altrimenti sono poco profittevoli. Il che vuol dire... Ma magari è perché non ho solamente navi in acciaio ancora. Fermi tutti, scusate che sto schiacciando 200 cose diverse. Andiamo qua. Il porto è un porto industriale. Stiamo... Sì, questo va bene. Fregate vanno anche bene. No, in realtà abbiamo... Stiamo già usando Ironclads. Semplicemente non abbiamo abbastanza basi navali per quanto sono forti i nostri cantieri navali. Per quanto sono grossi. Dobbiamo scalare di più le basi navali. Che è un qualcosa che volevo fare, perché io voglio essere la prima potenza a livello di marina. Credo che la Gran Bretagna ne abbiano 142, Francia 105, l'Austria 133, ma la qualità è bassa. Sì. Noi abbiamo 70 di flottiglia, obiettivo 200, non tutto in un botto, ovviamente. Mi rendo conto che 200... Gli scozzesi stanno emigrando nel Fujian, naturale. Ok, c'è la ribellione... Ribellione in Africa? Non avevo mandato le truppe lì, ma adesso mandiamo qualcuno, chiaramente. Nel Congo. Date lì a gestire Cuba, per favore. Ci mettono 57 giorni. Questi ci... Non fatevi respingere così tanto, per carità. Di grazia. Ero convinto ci fosse. Adesso questi ci respingono. No! Riusciremo ad arrivare sulla costa? Ma io spero di sì. Lo spero davvero. Questi hanno le lance! Ragazzi. Cercate di arrivare in tempo. Ora c'è la tensione. Non sto neanche guardando il fronte in Brunei, che è stallato da mezzo... Da una vita. Ci hanno ributtato a mare? Stai andando? Borneo. Congo, altri 9 giorni. Per favore, arriva in tempo. 4, 3, 2, 1. Ok. Bene così, si va? 93 reggimenti. Ok, direi che la situazione è lì. Ora possiamo dormire tranquilli. Dunque, io come sfondo qua? Non sfondo, perché c'è la guerra di trincea nel Borneo, oltretutto guerra di trincea. Qua c'è la giungla, io non lo... Se adesso apro le perdite mi dirà che sono morte... Esatto, 720.000 persone, vabbè.
Va bene. Proponi la pace bianca, accetterebbero. Ma io non voglio la pace bianca. Io devo trovare il modo di spezzare la resistenza austriaca. Però come? Però come? Riproviamo a invadere l'Istria. Ma io mando entrambe le mie flotte. Mando anche la flotta giapponese a provare a invadere l'Istria. Una delle due magari riesce a entrare. C'è comunque una resistenza. Purtroppo gli austriaci hanno quel litorale lì. È ristretto. Quindi per loro fortificare quell'area non è un problema. Vinciamo le battaglie intanto. Ah, il fronte è avanzato un pochino. Questo dovrebbe darci. Esatto, calato a meno 10. Bene, 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 siamo riusciti ad avanzare. La coda delle costruzioni è incorreggibile. Guarda che roba, guarda che roba. Incredibile quanto poco costino le cose. Facciamo il petrolio anche se non ci serve ancora troppo. Zolfo. Ci servono gli esplosivi. Il carbone. No, il carbone non era troppo costoso. Ne faccio comunque un po'. Il ferro comunque è sempre costoso, comunque industrializzarsi costa. Isola del Sud ha bisogno di porti. Ma qua è perché c'è una Ah, giusto, perché manca. I cantieri navali devono lavorare più velocemente. Intanto, abbiamo ancora ovviamente la tassazione non alta abbastanza. Perché si sta per rompere questo accordo commerciale con la Gran Bretagna? Non lo ritengono più. Vabbè, a me non è vitale per noi. Quindi, se lo vogliono rompere, che lo rompano questi furboni. A me frega davvero poco. Petrerie qua in Manciuria. Stavamo dicendo. Expensive, no. Lo so che ci sono i problemi delle navi. Flottiglie in riserva. Capacità di tassazione. Un giorno ce l'avremo a zero? Verrà il giorno! Ma non è questo il giorno. La coda delle costruzioni è di nuovo al massimo, ma. Hai detto poco. L'industria bellica, ragazzi, è sempre un casino farla lavorare a pieno regime. Va e viene. Davvero. Ma il canto lo avevamo incorporato? Sì, lo abbiamo incorporato. Allora c'è bisogno decisamente di più uffici. E anche un po' di porti in più. E anche un po' di porti in più. Lo Shaanxi. Metti un po' di ferrovie, mettendo in conto che se uno fa 15 uffici calerà un pochino l'infrastruttura. Probabilmente non sarà abbastanza. Non vedo province vitali. Ah, c'è Nanchino in realtà. Nanjing. Dovrebbe essere Nanchino, sì. Pechino ha abbastanza infrastruttura, sì. Lebei anche. Abbastanza capacità di tassazione, volevo dire. C'è il Sichuan. Mettiamo in coda qualcos'altro. Taiwan ha bisogno di letteralmente solo un ufficio in più. I porti a Taiwan stanno agendo bene. E tutte le nuove basi navali. Esatto. Tutte le basi navali che ho messo in qua. Stiamo riorganizzando la nostra marina. Deve essere la più grande marina del mondo, ovviamente. Carissimi, ma cosa state facendo qua? Oh, ma perché si è rirotto il fronte? Non comprendo cosa. Ah. Ok, credo di aver capito. Credo che non ci sia nessuno che stava sopportando a livello di logistica navale questi poveretti. Ci serve davvero un altro ammiraglio nel nord della Cina adesso che stiamo facendo più basi navali. Quindi la nostra grande armata, il corpo di spedizione in Congo non aveva più il supporto ed è riuscito sono collassati in qualche modo? È quello che vi state dicendo? Ah, interessante, questo interventismo in Africa richiede un po' più di cervello di quello che sembrava all'inizio, lo ammetto. Non voglio perdere la mia colonia in Congo. Anche qua ci stanno dando dentro, eh. Si stanno di. Guarda che roba! Mi hanno respinto? Ma è davvero una questione di supporto logistico. Vabbè, adesso facciamo questa cosa del doppio tentativo di sbarco dell'Istria. Stanno ancora provando a mobilitarsi. Serve più flotta per gestire un impero. Esatto.
Esatto! Le colonie si stanno ribellando, ma che anno è? Non è il 1950. Smettetela di ribellarvi, per favore. Per favore. Devo fare un po' di caserme in loco. Abbiamo anche il settore delle costruzioni livello 3 che non ci permettiamo assolutamente per adesso, anche perché... Cosa sta succedendo? L'Anfang si stava ribellando con noi, non l'ho mica capita. Se io potessi fare una pace separata con l'Austria, no? Dire Austria, guarda che lì in Brunei stai perdendo troppo, vai a fare altro. Ah, c'è una rivoluzione Lanfang, Lanfang sono nostri tributari, neanche... Non abbiamo neanche un rapporto stretto, non sono fantocci. Comunque qua stiamo di nuovo vincendo. Che fronti che vanno e vengono? Qua riusciamo a gestirla, che non si rompa di nuovo il fronte. Intanto fammi mandare qualcun altro dalla Cina del Sud verso... Esatto, questa parte del Congo. Devo davvero... Esatto, devo davvero respingere la rivoluzione congolese. L'industria del petrolio, c'è un boom? Ah, prendiamo il 5.000 di progresso verso il motore a scoppio, così lo usiamo questo petrolio che stiamo iniziando a tirare fuori. No, perché al momento non lo stiamo neanche sfruttando a pieno, quindi ha un po' poco senso. Ha un po' poco senso. Come va con la questione sbarchi navali? Sono falliti entrambi in questa maniera? Dunque, convogli, escort convoys, raid convoys. Ma qua la situazione sembra abbastanza sotto controllo adesso. Ora arrivano anche questi. Non riesco a liberarmi degli austriaci. Tutto qui. Direi... Sì, direi che per adesso possiamo fermarci qui. Episodio di transizione dove la nostra economia vola e il nostro impero viene provato. Diciamo che questo è il primo vero test della Marina Imperiale Cinese. E... Sta funzionando con qualche piccolo problema, ma ce la stiamo facendo. Siamo a 488 milioni, hashtag 488. La popolazione continua a volare. E noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie mille per essere passati. Ciao!